Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo incontro dei casi clinici di Fadoi Liguria. Oggi è il 5 marzo e siamo partiti con altri interessanti casi clinici, la cui formula, come sapete, è quella di un giovane medico, spesso uno specializzando, e un tutor, in questo caso ne avremo ben due, che integra e completa la presentazione del giovane medico. Non mi dilungo, ma vi presento i nostri ospiti. Oggi il tutor è il dottor Maurizio Ongari, che è il direttore dell'unità operativa di medicina interna di Porrette Terme, della USL di Bologna. Aspettiamo e speriamo che possa partecipare anche la dottoressa Livia Pisciotta, che è il direttore della Unità Operativa di Scienze dell'Alimentazione dell'Università di Genova, che oggi ha numerosi impegni, ma magari riuscirà più avanti a connettersi. E il giovane medico di oggi, la dottoressa Valeria Barreto Spadonari, che è una specializzanda in scienze dell'alimentazione. Quindi, come vedete, i nostri casi clinici di questa primavera, inverno-primavera, stanno spaziando veramente su numerosi campi proprio per l'interdisciplinarietà della nostra specialità. Saluto anche Elisa Schiavetta, che sicuramente interverrà poi alla fine per eventuali diciamo, domande o commenti, e quindi lascio la parola adesso al collega Maurizio. Grazie Matteo e grazie agli amici della Liguria per l'invito. È sempre un piacere trovarci in queste occasioni. Occasione che, diciamo così, oggi farà riferimento in particolare alla terapia dell'ipercolesterolemia. Terapia dell'ipercolesterolemia che avrà anche come, diciamo così, come premessa, però anche quella di stimare la valutazione del rischio cardiovascolare. Per chi si occupa, io sono di estrazione cardiologica, però sono da anni direttore di una medicina interna. Spesso nell'ambito delle medicine interne non sempre stratifichiamo correttamente il rischio dei nostri pazienti. Quindi, e molto spesso c'è una sottovalutazione di quello che è il rischio connesso all'ipercolesterolemia. Mentre i pazienti hanno acquisito nel tempo abbastanza pratica, diciamo così, abbastanza timore all'ipertensione, tant'è che ci sono degli accessi in pronto soccorso per pressioni di 160-90, arrivano immediatamente in pronto soccorso. Se noi parliamo di ipercolesterolemia, in realtà vediamo che le attenzioni non sono sempre così spiccate, non sono sempre così merite, cioè non riescono a meritare il giusto peso. Quindi la dottoressa Valerio Barreto ha preparato un caso clinico che spazia appunto dall'analisi del profilo di rischio del paziente alla dislipidemia e a quelli che sono i trattamenti che oggi abbiamo a disposizione che ci consentono molto più nel passato, anche in considerazione della maggiore aggressività che dobbiamo porre nel trattamento dei nostri pazienti, di raggiungere quei target che con i farmaci che avevamo a disposizione solo fino a poco tempo fa potevano essere target molto ambiziosi. È arrivata la professoressa Pisciotta qui che io ho anticipato e me ne scuso. Comunque lascio la parola anche a lei per i saluti, poi la parola andrà alla nostra Valeria che ci presenterà il caso clinico. Grazie, grazie, hai fatto benissimo a cominciare. E anzi, io ti ringrazio e ringrazio tutti voi per questa opportunità che date ai nostri specializzandi anche di poter portare e condividere casi clinici tra di loro e portare quindi anche insomma aggiornamento e cultura. Quindi cosa dire? Non voglio neanche portar via troppo tempo con i miei discorsi. Vi ringrazio e direi che posso cedere la parola a Valeria, sperando che sia utile per tutti, appunto, il caso clinico che ha visto presso i nostri ambulatori. Prego, Valeria, grazie. Grazie per l'opportunità, per l'invito, grazie anche al dottor Maurizio Ongari per la disponibilità e l'aiuto che mi ha dato e anche alla professoressa Pisciotta assolutamente per l'opportunità e l'aiuto. Io sono, come avete presentato, una specializzanda del secondo anno di Scienza dell'Alimentazione e per oggi, per i casi clinici, abbiamo deciso di presentare appunto questa paziente
a un rischio cardiovascolare alto, molto alto, poter parlare poi dell'acido bempedoico come una nuova terapia per il trattamento dell'ipercolesterolemia quando in pazienti ad alto, molto alto rischio. Allora, come possiamo vedere, ci sono diversi scenari pazienti che possono rientrare nelle diverse categorie del rischio cardiovascolare secondo le ultime linee guida ESC. Nostro particolare si tratta di una paziente ad alto rischio per una diagnosi di dislipidemia mista, una iperlipidemia familiare combinata, quindi un rischio alto intrinseco che poi durante l'anamnesi, durante le visite che lei ha fatto, si è riscontrato una stenosi a livello del carotideo superiore al 50% che ha fatto scattare, diciamo, il rischio a una categoria superiore al rischio quindi molto alto. E le linee guida, quello che ci dicono, è almeno una riduzione del 50% dell'LDL basale e come target un LDL di 70 per il rischio alto, un target LDL di 55 per il rischio molto alto. Ho voluto anche inserire le ultime carte del rischio cardiovascolare a quelle che noi ci facciamo riferimento per calcolare il rischio. Nel 2021 ci sono state aggiornate, l'Italia entra in categoria di un paese a rischio cardiovascolare moderato e ci sono due carte, in base all'età, da 40 a 69 anni e superiore a 70 anni. Ci sono anche, ovviamente, ormai non usiamo più le carte, usiamo le applicazioni. Ho lasciato un po' di screenshot per caricare anche, ma sicuramente lo conoscerete, per caricare questa applicazione che calcola in automatico il rischio. E comunque ci sono anche dei calcolatori online come Riupre. Ecco, voluto un po' sottolineare comunque anche questa possibilità. Ok, tornando al nostro caso clinico, allora, una paziente, una donna di 60 anni che viene al nostro centro, perché noi siamo il centro di lipidemie, di prevenzione vasculopatie di Martino, la professoressa Bisciotta è la direttrice, e quindi questa viene con una diagnosi già di dislipidemia mista, era stata seguita in un follow-up cardiologico da diversi anni. E quindi viene da noi già con la diagnosi di una dislipidemia mista e grave arteriosclerosi carotidea progressiva. E questa paziente, familiarità per ipercolesterolemia, padre e madre, comunque nega patologie cardiovascolari, anamnesi patologica muta, fisiologica un'ex fumatrice, saltuaria assunzione di alcolici, vita abbastanza attiva, passeggiate frequenti, menopausa a 51 anni. Alla visita noi la riscontriamo con un BMI in lieve sovrappeso, cioè sovrappeso ai limiti inferiori, però comunque già un po' sovrappeso, una ipertensione arteriosa 150-90 mm Hg. Va bene. Ci porta anche un eco Doppler che noi l'abbiamo vista ad aprile 2023. Lei aveva fatto un eco Doppler a febbraio, ci porta i risultati, cioè il referto. E vediamo che a destra una placca, la biforcazione di una che occasiona determina una stenosi del 60%, a sinistra una stenosi del 40% senza alterazioni emodinamiche per entrambe. E quindi, come vi dicevo prima, la paziente aveva già un rischio alto intrinseco per la sua patologia, cioè per una dislipidemia mista. E questo ritrovamento all'ecodoppler dei trombi sovraortici l'ha fatto scatenare e fa risaltare, tra virgolette, la categoria del rischio molto alto, come ci dicono le linee guida. Allora, il percorso terapeutico, quello che noi abbiamo potuto ricavare della sua anamnesi, noi praticamente non abbiamo un esame del sangue prima che lei iniziasse la terapia ipolipemizzante. Sappiamo che a inizio 2022 lei inizia la terapia con atorvastatina 20 sotto prescrizione di un cardiologo, ripete gli esami poi dopo 3 mesi e le c'è una buona risposta. Pensiamo che è una buona risposta perché comunque la terapia è stata poi mantenuta, non è stata cambiata.
Qualche mese dopo, poi a settembre, per miopatia e miolisi, perché appunto agli esami si evidenzia un aumento della CPK, il cardiologo interrompe la terapia con la dorbactatina, con indicazione dopo a un mese al controllo nuovamente del profilo lipidico, e il CPK. Lì vediamo di nuovo un peggioramento rispetto a quello che avevamo in terapia con la dorbactatina e una riduzione comunque già dei valori del CPK, e questo era in assenza ovviamente di terapia. A quel punto il cardiologo decide per avviare terapia con evolocumab e zetimive, questo a più o meno ottobre 2022, e ripete gli esami a novembre 2022. A quel punto comunque si vede una buona risposta intorno al 50% alla terapia, e il CPK lievemente mosso, però comunque ha risposto praticamente alla terapia. Poi lei riferisce al controllo a febbraio che non riferisce di non aver assunto regolarmente le zetimive. Contemporaneamente si vede un innalzamento di nuovo delle LDL, come possiamo vedere, anche comunque non è mai rientrata nel target che noi ci avevamo un po' fissato, cioè 55, se la consideriamo un rischio molto alto. E inoltre lei si fa il controllo dell'ecocolor Doppler dei tronchi sovraortici, si vede una stenosi del 60% a destra e al 35-40% a sinistra. A quel punto cosa fa? Lei prende l'appuntamento da noi, fatto sta che noi la vediamo poi ad aprile. Qua faccio una pausa del caso clinico e quindi vorrei parlare un po' anche, iniziare a parlare di cosa il farmaco che poi noi l'abbiamo proposto, come vedrete. Allora, l'acevamp bempedoico è un profarmaco, cioè significa che si assume in forma, noi l'assumiamo in maniera inattiva, è una monosomministrazione giornaliera e viene attivata a livello epatico mediante un legame con coenzima A, mediante un'enzima, la ATP citrato liasi. No, scusatemi, l'enzima coenzima A. Allora, a questo punto, questa enzima che attiva l'acido bempedoico si trova esclusivamente nel fegato. Non si trova, sebbene come agisce poi l'acido bempedoico sia la stessa via metabolica che le statine, non ci sono degli effetti collaterali a livello muscolare, perché questa enzima, la ATP citrato liasi, che è della stessa via metabolica della sintesi endogena di colesterolo, non si trova a livello muscolare, quindi il suo punto d'azione è a livello epatico. Cioè, come effetto anche, non vorrei dire secondario, però inibendo la sintesi epatica di colesterolo, aumenta la captazione di LDL perché aumenta i recettori di LDL nella superficie dell'epatocita. Quindi ha un doppio effetto: inibisce la sintesi endogena e aumenta la ricaptazione di colesterolo e LDL plasmatico. Quindi qua possiamo vedere che a livello del fegato si attiva mediante con il collegame con la coenzima A, mediante questa enzima, la coenzima A sintetasi, che si trova solo nel fegato, e questo fa sì, una volta attivato, inibisce la citrato liasi e blocca la sintesi di colesterolo epatico. Allo stesso tempo, come vi dicevo, c'è un aumento dei recettori a livello dell'epatocita, quindi aumenta anche la captazione dell'LDL plasmatico. Allora, riguardo alla prescrivibilità dell'acido bempedoico, no, noi ci facciamo caso, cioè la scheda fa caso alle vecchie, tra virgolette, note AIFA, dove per il rischio alto si impone un target, dicendo per il rischio molto alto un target di 70 mg dL. Poi noi sappiamo, come vi ho detto prima, che comunque i nostri target che noi ci siamo messi era
55 per essere un rischio molto alto. Quindi, però, quello che volevamo anche fare un po' notare è che la schiera AIFA non è che ci dice, cioè tu se ti aspetti di ridurre al 20% lo puoi prescrivere, però non è una cosa, non è che ti esclude la prescrizione in caso che il medico poi lo ritenga necessario e utile per abbassare il rischio cardiovascolare del paziente, essendo anche un farmaco che è abbastanza, dai pochi studi o dai primi studi che si stanno vedendo, senza molti effetti avversi, è abbastanza ben tollerato e di facile somministrazione. Quindi poi, come vedremo un po' più avanti, anche dipende un po' dal clinico, dal medico, ovviamente facendo riferimento alle note, alla nota AIFA, la prescrizione, però è da considerare anche questo punto. Allora, noi le prescriviamo l'acido bempedoico con l'ezetimibe in associazione FISA, quindi anche per la paziente è molto più facile l'aderenza, perché non deve assumere due compresse, come le formulazioni statine ezetimibe insieme, cioè la formulazione acido bempedoico ezetimibe insieme. E non sente dell'assunzione di cibo, e vabbè, adesso poi vedremo. Comunque, questa slide solo per far notare un po' la discrepanza, tra virgolette, dai target che ci dicono le ultime linee guida e il target di LDL secondo la nota AIFA. E niente. Quindi noi ritorniamo al nostro caso clinico. Quindi lei quando viene da noi, stava facendo terapia con Evolocumab. L'ezetimibe è molto irregolare, quindi noi avviamo la terapia con acido bempedoico e ezetimibe in associazione FISA, e un controllo dopo 3 mesi, durante la visita anche la valutiamo la paziente, ha perso un po' di peso, la pressione si è normalizzata, entra in un BMI di normopeso, e ai controlli dopo 3 mesi di terapia ci riscontriamo con questi risultati. Del colesterolo, una buona risposta, come qua in questa slide possiamo vedere che è stato un po' l'andamento della sua terapia, dei suoi valori di colesterolo. Possiamo vedere che con la atorvastatina a 20 una riduzione del 20%, del 54% del colesterolo, e con la terapia associazione Evolocumab ed ezetimibe una riduzione del 52%. Poi al controllo, quando lei riferiva che comunque non prendeva molto, come si dice, molto regolarmente l'ezetimibe, si era lievemente rinalzato l'LDL, e poi con la triple terapia avviata è stata una buonissima risposta. Quello che noi possiamo dire, la spiegazione che noi ci siamo data per questa risposta così amplificata in questa paziente, è che sicuramente questa paziente aveva un forte bisogno di inibire la sintesi endogena del colesterolo. E poi, inibendo la sintesi endogena, aumentando la ricaptazione di LDL plasmatico, inibendo anche l'assorbimento intestinale, abbiamo ottenuto questa risposta. Perché, come vediamo, i risultati con l'acido bempedoico comunque non sono così eclatanti come il nostro, però comunque in questo caso è stato. Cioè, abbiamo avuto una buona risposta, diciamo. Allora, cosa ci dice riguardo l'associazione acido bempedoico CSK9 inibitorio, appunto l'Evolocumab? Ci sono pochi studi ancora, c'è tanto ancora di studiare, perché appunto è una terapia che piano, non si sta, cioè, si sta usando di più negli ultimi anni, però sono nuove, diciamo. Il profilo di sicurezza è praticamente paragonabile al placebo, e in associazione si ritrova una riduzione del 30% più o meno dell'LDL, del colesterolo LDL. Poi volevo anche parlare 2 secondi di questa slide, l'associazione della sinergia dell'azione dell'acido bempedoico con il PCSK9. Allora, il PCSK9, quello che fa il PCSK9 è aumenta la degradazione dei recettori lisosomali, dei recettori dell'LDL. Questi anticorpi monoclonali inibiscono la degradazione, quindi aumenta come conseguenza i recettori a livello delle superfici epatiche.
delle degli epatociclici. Quindi IPCSK9 agiscono aumentando la clearance di LDL plasmatica, riducendo l'LDL plasmatico. L'acido bempedoico agisce diminuendo la sintesi a livello epatico e collateralmente anche aumentando la clearance a livello plasmatico. Quindi è una duplice azione che fa un effetto di sinergia. E qua, in questa slide, invece, ho voluto mettere un po' la riduzione delle diverse terapie, dei valori di LDL con le diverse terapie in associazione acido bempedoico con diversi farmaci ipolipemizzanti. Come vediamo, cioè, di nuovo, la letteratura non è così vasta come per le statine o per altri farmaci, però piano piano emergono risultati. E qua possiamo vedere con acido bempedoico e statina ad alta moderata intensità una riduzione del 18% circa, e acido bempedoico in associazione con ezetimibe e atorvastatina un 60%, acido bempedoico con PCSK9 un 30%. Il nostro caso era anche un po' diverso, però comunque è da studiare anche le diverse combinazioni che si possono fare, essendo anche un farmaco abbastanza nobile, abbastanza sicuro da quello che sta emergendo. E di nuovo, questo qua è un studio che confronta acido bempedoico, ezetimibe e placebo, e una riduzione ezetimibe solo del 23%, acido bempedoico solo del 17%, e la combinazione fissa un 36,2%. Perché appunto non ho detto prima, ma c'è anche l'acido bempedoico da solo, la formulazione fissa, la situazione fissa. Allora, la letteratura riguardo all'acido bempedoico, quello che ci sono stati, si è fatto un grosso studio del CLEAR Outcomes, dove hanno visto più o meno come c'è cioè, la riduzione del rischio a livello proprio cardiovascolare dovuto alla terapia con acido bempedoico. Comunque hanno studiato 3.970 pazienti per 40 mesi, uno studio doppio cieco, e hanno trovato una riduzione del rischio del 20%. Di eventi avversi cardiovascolari maggiori, tipo infarto miocardico, ictus, rivascolarizzazione e morte cardiaca. Una riduzione del 13% di un primo evento, di nuovo dei quattro maggiori, e assenza, questo è molto importante, anche assenza di nuovi casi di diabete mellito, e come effetti collaterali un aumento transitorio o comunque reversibile dell'acido urico, pazienti che avevano già avuto episodi di gotta potevano avere un nuovo episodio. Non è stata comunque sulla la scheda, non è una controindicazione aver sofferto, però bisogna magari essere un po' più controllarli di più. Ok. Appunto, come vi dicevo, come effetti avversi rispetto al placebo, quello che è emerso soprattutto è l'aumento degli enzimi epatici, l'acido urico. Infatti, forse non mi sono dimenticata di dirvi, noi quando poi abbiamo fatto gli esami di controllo, dopo 3 mesi che abbiamo iniziato a la terapia con l'acido bempedoico, abbiamo preferito appunto anche la creatinina, l'acido urico e ovviamente gli enzimi epatici, e nella paziente era stata una buona tolleranza, cioè non ha avuto innalzamenti. Allora, sull'acido bempedoico e le altre statine, quello che emerge è forse sicuramente una interazione con la simvastatina, quando è un cioè fare attenzione al dosaggio di simvastatina superiore a 20. Con le altre statine sembra abbastanza che non ci siano controindicazioni o molte problematiche. Sì, fare attenzione appunto con la simvastatina. Pazienti con compromissione renale non c'è nessuna difficoltà, cioè non c'è un'indicazione a riaggiustare il dosaggio nei pazienti che hanno una clearance glomerulare maggiore al 30 ml per minuto, e neanche nei pazienti con epatopatia o lieve moderata non c'è un'indicazione anche a ridurre il dosaggio, quindi per ora anche lì. Poi
non ci sono neanche fatti tanti studi in pazienti con epatopatie severe o pazienti in dialisi. Quindi, almeno comunque nei pazienti, una buona percentuale comunque rientra nella nostra categoria. Allora, quello che ci dice il posizionamento dell'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi è che è un'alternativa a tenere in considerazione nei pazienti intolleranti alle statine o che hanno raggiunto il target massimo, cioè la tolleranza massima alle statine e comunque non raggiungono il target che ci abbiamo fissato, e con un buon rapporto costo-beneficio rispetto anche ai PCSK9 inibitori. Quindi adesso loro hanno fatto proprio un algoritmo, una flowchart, dove dicendo se un algoritmo, però come vedremo poi nella pratica clinica, molte volte ci sono anche delle, qua dice o PCSK9, però come abbiamo visto, magari ci sono casi molto più gravi dove non riusciamo a raggiungere il target, dove è il PCSK, cioè dove usiamo la terapia associata, diciamo. E la cosa bella anche per i pazienti sopra 80 anni, volevo anche dire questa cosa, che per questi pazienti dove prima non potevamo usare il PCSK9 perché sopra gli 80 anni non c'è la possibilità di prescriverlo, questa è anche un'opzione terapeutica. Si è dimostrata abbastanza sicura per i pazienti oltre 80enne. Ultraventenni e anche no, essendo che il suo metabolismo è indipendente dalla C450, non ha tante interazioni farmacologiche, che come sappiamo sono pazienti che molti pazienti prendono tanti farmaci, quindi è abbastanza sicuro anche per questi pazienti che comunque hanno già un rischio, che hanno un rischio elevato. E qua ho messo l'algoritmo della position paper della Società Nazionale dei Medici Cardiologi. E questa slide, volevo parlare su casi un po'. È stata una slide che ha presentato il dottor Bilato al congresso SISA, nazionale SISA a Napoli. Volevo un po' riprodurle quello che ha detto, perché lui ha spiegato diversi scenari, diverse tipologie di pazienti a cui lui e il suo team avevano prescritto l'antidoto bempedoico, che come vedremo poi un po', non sono, cioè, non sono quelli che magari dice la carta di prescrivibilità, cioè bisogna un po' anche contestualizzare i pazienti e vedere qual è la terapia migliore, la combinazione di terapia migliore, senza ovviamente, se non ne provochiamo altri rischi, in base anche a quello che ci sta dicendo la letteratura. Allora, il primo caso è lui aveva definito questo paziente come un paziente tipico dello studio CLEAR. È un paziente in sovrappeso, iperteso, diabetico, quindi che aveva già ad alto rischio cardiovascolare. Partiva di un LDL basale di 126. E lui non poteva prendere le statine e quindi l'hanno prescritto le ezetimibe. Con le ezetimibe è andato a 101, lui l'avevano proposto l'acido bempedoico e si è avvicinato al target, a un 78 di target, per un 70 che era cioè arrivato a 78 per un target di 70. Il secondo paziente era un paziente che non voleva prendere il PCSK9. Questo paziente lui l'aveva definito come un paziente che viaggiava spesso, quindi che non poteva portarsi, perché la limitazione del PCSK9 che sono somministrazione ogni 2 settimane, e quindi non si poteva portare, perché viaggiava spesso, non si può portare le siringhe in giro, diciamo. È un paziente a molto alto rischio, che ha avuto un infarto sottoposto a angioplastica, e quindi il nostro target per questo paziente era 55. Lui partiva di un colesterolo totale di 152, gli diamo la rosuva a 20, va a 87, poi le aggiungiamo 7000, va a 72, PCSK9 non lo può prendere perché cioè, un po' si rifiuta, diciamo. Lui ha definito così, lui non voleva sapere, questo paziente non voleva sapere nulla del PCSK9, le proponiamo l'acido bempedoico e
raggiunge il target. Poi c'è un altro terzo paziente, un paziente ultraottantenne, 81 anni, che ha avuto un infarto, ha molto alto rischio cardiovascolare, quindi noi medici non possiamo prescrivere per l'età il PCSK9. Quindi partiamo con un LDL basale 169 con la teleproteina attorno a 80 e 7000 e raggiunge 81. Se noi non avessimo appunto l'acido empedoico, potevamo rimanere lì. Invece le proponiamo, aggiungiamo l'acido empedoico a questo caso, si avvicina molto di più al target, sarebbe 55, lui si avvicina a 58. Poi c'è il paziente veramente intollerante alle statine, ha quattro statine, ha provato, ha avuto un infarto, ha un rischio molto alto, parte un LDL di 186, quindi statine non può prendere, se fa la terapia evolocumab e cetimive, raggiunge 72, proponiamo acido bempedoico e arriva su 54. Poi c'era il penultimo caso, una paziente che diceva lui, la paziente che è un po' avversa di per sé alle statine, però che ha un rischio alto, però dice che ti fa un po' di problemi alla prescrizione delle statine, quindi non vuole sapere delle statine. Quindi noi ci proponiamo un target del 70, le diamo le cetimive, raggiunge 101, il PCSK9 inibitori non raggiunge i criteri per essere prescritto, le diamo l'acido bempedoico e si avvicina al target un 79. E poi ci sono i pazienti, il paziente molto più serio, quello che ha estremo rischio cardiovascolare, ha avuto già un infarto, poi un reinfarto dopo 2 anni, e con un LDL basale di 224, a lui le diamo statine, cetimive, arriva al 118, le diamo l'inclisiram, che è comunque un silenziatore genico della produzione della sintesi endogena di letterole, e poi non raggiunge il target, le diamo l'acido empedoico, si avvicina con un 42. Allora, come conclusioni, quello che noi possiamo dire dell'acido empedoico è un farmaco versatile che ci permette di raggiungere il target, cioè terapeutico almeno, avvicinarci, un farmaco sicuro. Perché, allora, sicuro anche perché c'è gli effetti collaterali legati alle statine per la miopatia, non c'è perché non c'è attivazione a livello muscolare di questo farmaco, quindi agisce anche solo a livello del fegato e comunque non ci sono, c'è ancora tanto di studiare, però negli primi studi i risultati sono molto positivi. Sono molto efficaci, come abbiamo visto, la risposta alla terapia è abbastanza. Cioè, in realtà, in una media ci aspettiamo una riduzione del tra il 20 e il 30% con l'acido bempedoico in associazione. Un po' quella. Noi, il nostro caso è stato un po' particolare, però comunque sono farmaci efficaci. Maggiore aderenza alla terapia perché è una monosomministrazione che si può, un unico dosaggio non risente dell'assunzione di cibo. Come limitazioni per ora abbiamo i limiti di prescrivibilità e i costi comunque che sono elevati. Poi volevo mettere solo alcune slide per finire per lo studio di Santorini che ha messo in evidenza come. Ti interrompo un attimo, magari visto che è tanto che parli e la curva della tensione inevitabilmente può cadere, ti devo un attimo prima di presentare lo studio Santorini a Maurizio di aiutarci a mettere un po' in ordine le idee, perché sono tante, i farmaci che avete tirato fuori non sono per tutti noi magari così di uso quotidiano, noi al San Mattino, medicina interna, diretta dal professor Moscatelli, abbiamo già prescritto bempedoico, ma non abbiamo sicuramente ancora un numero di pazienti così elevato da poter vedere, no? Direttamente quello che succede, e naturalmente siamo anche molto interessati al PCSK9 inibitore. Quindi chiedo a Maurizio di fare un attimo un po' un riassunto schematico della situazione in questo mare magnum di farmaci nuovi, indubbiamente anche sul rischio cardiovascolare, scompenso cardiaco, insomma, ne sono usciti tantissimi. Prego, Maurizio. Allora, grazie
ambizioso come programma. Allora, diciamo così che cosa ci dice il caso clinico sostanzialmente? Che uno è importante il burden dislipidemico, cioè il paziente deve essere trattato a target, ma soprattutto essere trattato in tempo, deve essere trattato presto, quindi non dobbiamo perdere tempo nell'attendere che il paziente con la dieta, con il farmaco a bassi dosaggi, eccetera, raggiunga il target e quindi perdere molto tempo in questo. L'altra cosa che abbiamo visto è che i target sono molto ambiziosi e stanno continuando nel tempo a diminuire. Quindi l'altra cosa che normalmente dobbiamo metterci, diciamo così, nell'ordine di idee di partire è con la terapia di combinazione, il più delle volte. Sappiamo ad esempio che l'aggiunta dell'ezetimibe a una statina è più efficace che raddoppiare il dosaggio della statina. Quindi, anche perché ovviamente, diciamo così, ci sono delle interconnessioni, sappiamo che se riduciamo la produzione di colesterolo, aumenta l'assorbimento intestinale del colesterolo, così come se usiamo solamente l'ezetimibe, aumenta la produzione di colesterolo. Ecco perché, diciamo, c'è una forte interazione tra questi due farmaci e quindi ormai normalmente si cerca di agire nei pazienti con una ipercolesterolemia importante o che devono raggiungere i target importanti con la terapia di combinazione. Quindi anche in quest'ottica l'acido bempedoico va pensato. L'altra cosa che ci ha detto Valeria sostanzialmente è che sull'acido bempedoico la sicurezza e i dati di sicurezza sono estremamente validati, importanti. Ricordo che ci sono stati degli studi di fase 3, diciamo così, proprio dedicati alla, non solo all'efficacia, ma proprio alla safety prima di andare sul clear outcome e quindi che ci ha fatto vedere sulla tolleranza dell'acido bempedoico anche in pazienti anziani e sull'efficacia. Circa il 50% dei pazienti che hanno partecipato al programma CLEAR, che sono tutti gli studi che hanno coinvolto l'acido bempedoico, aveva più di 65 anni. Come ci diceva Valeria, è un farmaco che non va aggiustato per l'età come dose, proprio perché non ed è molto sicuro anche per quello che riguarda le interferenze farmacologiche con altri, per il suo particolare meccanismo che non è coinvolto con il citocromo P450. Un'altra cosa da sottolineare è che la paura, diciamo così, inizialmente data dall'aumento dell'acido urico e dall'aumento della creatinina va differenziato. Uno, perché è sufficiente trattare l'iperuricemia, come diceva anche Valeria, prima di partire con l'acido bempedoico per poter comunque utilizzarlo. E si è visto che in realtà, se avete visto nella tabella prima, c'era questa insufficienza renale che era stata valutata sulla base del VFG calcolato con la creatinina, però si è visto che in realtà la funzione renale non veniva modificata dall'acido bempedoico, bensì l'incremento della creatinina era dovuto solamente a una competizione a livello tubulare dell'escrezione dell'acido bempedoico. Quindi anche l'effetto collaterale legato all'aumento della creatinina e al rischio di insufficienza renale è stato del tutto disattivato come preoccupazione. L'altro dato ancora che, seppure sono descrizioni, diciamo così, diciamo così, di tipo osservazionale, però il fatto che l'acido bempedoico non interagisca a livello del metabolismo glucidico ci dà un ulteriore elemento di sicurezza. Quindi direi che quello che ci ha fatto vedere Valeria è che sostanzialmente la possibilità di utilizzare statine a dosaggio adeguato, ezetimibe e acido bempedoico ci può rendere raggiungibili degli obiettivi terapeutici che solamente con le statine fino a poco tempo fa erano del tutto irraggiungibili. Gli inibitori della PCSK9 sono gravati da una serie di problemi. Uno, non tutti i centri hanno la possibilità di prescriverlo. Molte medicine da 2 o 3 anni, nonostante siano anni che praticamente prescriviamo un po' tutti i farmaci per lo scompenso cardiaco, dal Valsartan, dall'Entresto ai nuovi farmaci per gli SGLT2, eccetera, per i pazienti con scompenso cardiaco e tutto quanto. Però ecco, sugli inibitori del PCSK9 c'è una discreta cioè, attenzione a non allargare le maglie ai centri prescrittori. Sono farmaci che indubbiamente, come diceva Valeria, per molti pazienti sono scomodi da utilizzare, anche se ovviamente sono estremamente efficaci.
Altra cosa da dire come cardiologo è che dobbiamo essere particolarmente aggressivi nei pazienti che hanno avuto un evento coronarico. Cioè, se andiamo a vedere quelle che sono le indicazioni GISE, cioè della Società Italiana di Interventistica, di Cardiologia Interventistica, si è estremamente aggressivi sin dall'inizio del trattamento, perché si è visto che prima tratti questo paziente e più benefici ne hai. Quindi diciamo che cosa mi ero segnato ancora? Ecco, Valeria diceva giustamente, ad esempio, che il discorso degli 80 anni, cioè questo ad esempio anche nella prescrivibilità dei mettitori PCSK9, e anche la nota AIFA fa riferimento, diciamo, anche al paziente ultra-ottantenne. Ecco, bisogna chiedersi oggi come oggi, in una popolazione sempre più anziana e spesso anche dal punto di vista diciamo così, dell'aspetto fisico, dell'attività fisica che queste persone fanno, se mettere dei limiti solamente legati all'età siano limiti che siano ancora validi, che non si possa lasciare al clinico la capacità di giudicare cioè gli 80 anni di un certo paziente, non è detto che siano gli 80 anni di un altro paziente. Quindi questo è un altro elemento che mettere, diciamo, tout court dei limiti legati all'età. Anche questo lascia a volte un pochino, può lasciare un pochino perplessi. Direi che per quello che riguarda, dopo possiamo, diciamo così, c'erano alcune curiosità che avevo io da chiedere a Valeria, magari ad esempio se quello che vede lei nel suo ambulatorio è quello che vediamo anche noi, dove molti pazienti sono riluttanti a prendere le statine perché hanno sentito dire che fa male i muscoli e quindi sono, diciamo così, assolutamente. Utilizzano molti prodotti che fanno a capo la nutraceutica, quindi a degli integratori, eccetera, e abbiamo molta difficoltà a riportarli sul discorso delle statine. Quindi, magari dopo due parole per vedere quale spazio c'è per questo tipo di trattamento, se c'è questo spazio e se è una. Anche per loro è un riscontro, noi lo vediamo nel nostro ambulatorio cardiologico, gestiamo pazienti anche ad alto rischio, c'è veramente una grossa riluttanza ad assumere le statine per la paura degli effetti collaterali. Quindi magari ecco due parole al limite, se riesce Valeria anche su questo. Quindi se non ci sono, se Matteo pensi che abbia fatto un riassunto abbastanza completo, direi che mi Sì, posso assolutamente. fermare e lasciare lo studio Se va... Santorini, che ci dimostrerà quanto in realtà siamo poco inclini a seguire quelle che sono le indicazioni delle linee guida, perché è veramente deprimente se pensiamo che si tratta di pazienti seguiti comunque in centri, diciamo così, di alto livello. Quindi non lamentiamoci sempre di quello che viene fatto sul territorio, perché anche noi abbiamo la nostra buona parte di responsabilità. Certo, prego Valeria, se vuoi rispondere. Sì, grazie mille, dottore Maurizio. Allora, non so se finisco prima la presentazione, sono proprio poche slide e poi rispondo. Allora, rispondi un attimo a quello che Ok, ti ha scritto, poi volentieri ascoltiamo. finiamo. Allora, riguardo al discorso degli integratori, vediamo tantissimi pazienti. Noi gli integratori diciamo che li usiamo ai pazienti a basso rischio cardiovascolare, e che magari con la sola dieta non riescono a raggiungere il target, comunque non riescono a raggiungere il target, o che si rifiutano all'inizio di iniziare una terapia con le statine. Diciamo che ci sono i nutraceutici, si possono dividere a grosso modo in tre grandi gruppi: quelli che inibiscono l'assorbimento di colesterolo, come può essere la fibra alimentare, i fitosteroli; quelli che inibiscono la sintesi di colesterolo, che sono per esempio proprio statine naturali, come derivati del riso rosso fermentato, che agisce come una statina, un simile alla lovastatina. I pazienti forse questo non lo sanno, quindi sono più propensi a prendere questi nutraceutici che prendere le statine, però agiscono allo stesso modo. E poi ci sono i policosanoli, l'aglio, il bergamo. Bergamotto, un effetto molto minore rispetto ovviamente alla monacolina K, che è un estratto del riso rosso fermentato. E poi ci sono quelli che aumentano l'escrezione di colesterolo, come possono essere la berberina. Noi in reparto usiamo, cioè se dobbiamo proprio prescrivere questi pazienti a basso rischio, prescriviamo la monacolina K
o la berberina che agisce anche sul profilo metabolico del metabolismo glucidico, solo che ha molti effetti avversi gastrointestinali, quindi molti pazienti non lo tollerano. E a quel caso, usiamo in certi casi la monacolina K da sola. Molte volte anche ci sono già, per esempio, adesso per dire un nome commerciale, l'Harmolipid Plus, che comunque sono composti che vengono da diversi tipi di nutraceutici che agiscono a diversi punti di azione, e lì ci sono degli effetti, cioè una risposta più o meno del 16% dell'abbassamento del colesterolo ci aspettiamo. Tra l'altro c'è da dire anche che la monacolina K aveva una buona risposta anche perché prima i dosaggi erano superiori, adesso è una limitazione a dosaggi massimo di 3 mg. Non mi ricordo l'unità di misura, però massimo è 3. Poi l'altra cosa, abbiamo anche gli omega 3, noi quelli li usiamo non tanto per il suo, cioè non agiscono tanto sul colesterolo, sul profilo del colesterolo, se non sopra i trigliceridi, soprattutto sopra i trigliceridi, da un dosaggio 2 a 4 grammi al die, però hanno effetti antinfiammatori, quindi hanno anche altri effetti che diminuiscono il rischio cardiovascolare. Quello che come nutraceutici noi non possiamo, diciamo che possiamo fare molte volte, la combinazione che si fa sono delle statine più gli omega 3, quindi acidi grassi polinsaturi, o statine con fibra alimentare, aggiunto alla terapia anche le statine, i nutraceutici, però quello che non si può fare, che non si deve fare è tipo un nutraceutico, tipo la monacolina K con la statina, ovviamente, perché sono due statine praticamente. Quindi quello che io posso dire è che la nostra esperienza un po' sono quelli lì, no? Che noi li usiamo, non, cioè, cerchiamo comunque sempre di desdemonizzare le statine. Però ci rendiamo conto che i pazienti, proprio molti sono. Non vogliono assumere la terapia. Allora, Valeria, ne approfitto prima che prendo il Santorini, ti chiedevo una cosa: nelle dislipidemie miste, nelle dislipidemie, quindi allora, approfitto della tua competenza per due domande. Ora, una, nelle dislipidemie miste, cioè quando trattate con i fibrati, perché valori di trigliceridemia trattate il paziente con statine e fibrati? Sì. Prima domanda. Secondo, per quello che riguarda, ad esempio, voi che siete un ambulatorio, diciamo così, di un centro di secondo livello per quello di terzo livello, per quello che riguarda il trattamento delle dislipidemie, quando, adesso al di là delle, magari io ho visto le linee guida, eccetera, della Società Europea di Cardiologia, danno indicazioni abbastanza chiare, però per dirlo anche a chi ci ascolta, quando andate a verificare il dosaggio delle ApoB o delle Apo, delle ApoA o delle ApoB e delle ApoB eventualmente, quindi quando è che dobbiamo, dal punto di vista noi clinici, occuparci anche di queste frazioni di, diciamo così, proteine aterogeniche al di là dell'LDL, cioè adesso sentiamo parlare molto di colesterolo, non HDL, eccetera, quindi magari un punto anche su quello e poi non ti disturbo più. La lipoproteina A, quindi Esatto, cioè quando allora, si... non abbiamo nessuna terapia che agisca sul livelli di lipoproteina A, quindi non abbiamo nessuna terapia particolare. Quello che sappiamo è che i pazienti che hanno elevato le lipoproteine A agli esami hanno un rischio maggiore di rischio cardiovascolare maggiore. Ecco, Quindi quindi lo usate per la determinazione del rischio, ecco, insomma, su quei pazienti che sono... In alcuni pazienti sì, quelli che magari non ci spieghiamo come mai la familiarità è dubbia, l'insorgenza è dubbia, lì magari non a tutti i pazienti. Pazienti selezionati chiediamo la lipoproteina per vedere il dosaggio e l'ApoApoB. Ok. E sui trigliceridi, sulla forma mista di dislipidemia, quando è, cioè quando... Oltre alla dieta, diciamo così, che sappiamo che rispondono bene alla dieta, le ipertrigliceridemie, però molte volte hanno una componente genetica, quando è che associati i fibrati al di là degli omega 3? C'è da dire nella mia poca esperienza, perché uno che non vediamo tantissimi pazienti, poi appunto rispondono molto bene alla dieta questi pazienti,
C'è da dire che molti vengono già con la terapia degli omega 3, che è stata già importata precedentemente da noi, e noi generalmente OptiBrack non la sospendiamo, cioè continuiamo con la terapia, diciamo. Questo è quello che posso informarmi maggiormente rispetto alla prof, perché non ho tutte le competenze io purtroppo, però un po' dalla mia esperienza, quello che io ho visto, quello che è quella lì. Perfetto, Valeria, grazie. Allora, Valeria non vede l'ora di presentare Santorini e lo fa. No, solo per Grazie. finire. Infatti, volevo chiedere la dottoressa Elisa Schiavetta dei Giovani Fatoi di Puglia se vuole dare un contributo, se ha qualche domanda. Io ne avrei tantissime di domande, ma per ora mi taccio, anche perché ci stiamo avviando alla conclusione. Sì, la lascio finire, che so che ci tiene, e poi intervengo. Allora, magari quello che, come diceva il collega, quello che ci ha fatto vedere lo studio Santorini è che, allora, solo il 20% dei pazienti nella popolazione europea raggiungeva il target. E l'altra cosa è che tanti pazienti erano in monoterapia, quindi già avendo tante terapie di combinazione, quello che si è emerso di questo studio è che non si raggiungeva il target previsto dalle linee guida e che erano in monoterapia. E questo slide solo per dire che la società, ritiene the lower the better, quindi quanto meno il colesterolo è leve e LDL, minore il rischio cardiovascolare. Poi volevo fare proprio due accenni, e poi finisco perché la mia specializzazione ci tengo, che comunque la modifica, un pilastro importantissimo per la prevenzione cardiovascolare è la modifica dello stile di vita, che si può prevenire sia con l'alimentazione, con l'attività fisica regolare e la cessazione dell'abito tabagico. Comunque un po' in aumento di nuovo, non è, anche nei giovani. L'alimentazione, la dieta mediterranea classica, quindi carboidrati 55%, grassi 30%, proteine 15%, povere in acidi grassi saturi, ricca in acidi grassi monoinsaturi e omega 3, quindi frutta secca a guscio, ricca in fibre, ricca in proteine vegetali, legumi, cereali e ricca in antiossidanti, quindi frutta e verdura, olio extravergine d'oliva. Tra l'altro è quella più sostenibile, ecosostenibile, stagionabilità, permette la convivialità, perché comunque lo stile di vita mediterraneo non è solo l'alimentazione, ma è proprio un modo di approcciarsi e mangiare. Altre due diete che non so se ho messo, sì, sono la dieta portfolio e la dieta DASH, che sono anche quelle due, le oltre due diete che se non sono dimostrati a ridurre il rischio cardiovascolare, soprattutto la DASH agisce molto sulla pressione arteriosa. La dieta portfolio è una dieta prevalentemente molto simile alla mediterranea, ma prevalentemente vegetale. E forse mi sono un po', ci sono un po' sbirata. Comunque, con la sola dieta, comunque, noi ci aspettiamo un abbassamento dell'LDL tra il 5 e il 10% se una persona segue un regime dietetico regolare, come evidenzia la letteratura. Poi diciamo che il colesterolo, poi ci sono pazienti che forma endogena producono di più colesterolo, quindi non è che risolviamo tutti i casi con la dieta, però è molto importante, è un aspetto molto importante anche della prevenzione. L'attività fisica, l'unica cosa che posso dire, sono 150 minuti settimanali ed attività fisica aerobica di intensità moderata. E niente, quindi grazie molto, grazie per l'attenzione. Scusate la lunghezza, spero di essere stata chiara. Davvero, Bravissima Valeria. brava. Io sono sincera, non mi è ancora capitato di vedere nessun paziente che arrivasse qui da noi, sono del reparto di medicina interna di fronte a Matteo, e non ci è mai capitato di vedere un paziente che arrivasse con all'interno dell'anamnesi farmacologica l'acido bempedoico, quindi non lo conoscevo neanche molto bene, quindi ringrazio appunto Valeria che è stata molto chiara per avermelo fatto un po' conoscere. Poi anch'io sono una specializzanda e quindi non ho magari tutta questa esperienza per poterne appunto parlare. E mi sembra quindi di aver appunto capito che è importante come farmaco, come alternativa, soprattutto appunto nei pazienti un po' restii a assumere
la statina, che hanno paura o nei quali appunto non è sufficiente, essendo una compressa è sicuramente poi più facilmente utilizzabile rispetto agli inibitori PCSK9, quindi è una valida alternativa che si deve prendere in considerazione. Però mi aggancio alle ultime due slide che secondo me sono fondamentali, nel senso che va bene i farmaci, le terapie. Credo che non sia assolutamente da sottovalutare mai l'aspetto appunto dell'alimentazione, perché la tendenza a dire sì, prendo la compressa tutti i giorni facilmente c'è, la volontà di mettersi invece a cambiare anche in modo non repentino, però graduale lo stile di vita, almeno da quello che riscontriamo noi, la volontà non c'è assolutamente. È più facile prendere la compressa e finire lì, piuttosto che mettersi in testa veramente le solite cose banali che si dicono sempre, di non fumare, attività fisica, di mangiare bene. Sono banali, però da quello che vediamo noi non vengono poi fatte e anzi passiamo ancora per noiosi quando proviamo a dirle e a proporle, però sono importanti e credo fondamentali. Sì, d'accordo, cioè credo che una buona salute passi attraverso una buona educazione sia alimentare che, diciamo così, proprio degli stili di vita. Quindi, tant'è che purtroppo i cambiamenti degli stili di vita ci hanno portato a un incremento di peso sempre maggiore, un'obesità infantile che ci sta facendo sfiorare il primato europeo insieme alla Germania, un incremento di quella che si chiama di obesità, cioè quindi incidenza di diabete associata all'obesità, quindi su quello c'è molto lavoro da lavorare, quindi assolutamente questo richiamo a non, sì, non dobbiamo, diciamo così, solamente insomma, diventare dei farmacologi, ecco, della dislipidemia, ma dobbiamo dedicare tempo e anche avere le competenze. Non tutti noi abbiamo le competenze può avere Valeria o può avere ovviamente i colleghi del suo centro, eccetera. Quindi spessissimo anche noi, come quando facciamo ambulatorio, tante competenze non ci sono, anzi, molto spesso sono competenti i pazienti, ci chiedono se la dieta intermittente, il digiuno intermittente, meglio, diciamo così, dei 5 pasti che vengono dati per quelli 5 spuntini che vengono dati nella dieta mediterranea, ecco, cioè molte informazioni. Forse, ecco, un'informazione anche, diciamo così, un aggiornamento non solo in campo farmacologico, ma proprio anche in campo, diciamo, di scienza dell'alimentazione. Forse posso lanciare l'idea come fa Doi, forse ne avremo bisogno, almeno ne sento il bisogno, poi No, non. è vero, perché tu ne hai parlato, dicevi, è la mia specialistica, però in realtà poi è una cosa che sarebbe secondo me alla base di tutti i medici, di tutte le specialistiche, per amici, parenti, qualsiasi paziente che poi si vede, un'educazione proprio alimentare che è fondamentale, di cui forse appunto anche noi non siamo così preparati a volte. Ho fatto un corso di ecografia recentemente, ho visto una serie di ragazzini che arrivava a 14 anni per dolore magari addominale, li mandavano a fare un'ecografia e c'era steatosi epatica. Io lì, ve lo giuro, non ci sono rimasta malissimo perché si sente al telegiornale, si vedono persone sovrappeso in giro, giovani, però poi vederlo proprio lì steso sul lettino con la steatosi epatica mi ha fatto veramente impressione. Penso già che la sua vita sarà in qualche modo segnata perché può tornare indietro, è reversibile. Però ci saranno sicuramente delle difficoltà. Esatto. Bene. Direi, ecco, come diceva, per riassumere, sì, la terapia farmacologica sì, terapia farmacologica di associazione sì, dobbiamo raggiungere i target, non dimentichiamoci di quelle che sono l'alimentazione, lo stile di vita, quindi attività fisica regolare, quindi mangiare bene, mangiare sano e possibilmente muoverci tutti di più, e avere il tempo per far capire appunto i nostri pazienti che anche gli studi clinici che abbiamo sulle statine, eccetera, sono sempre associati a una dieta. Cioè, questo che dobbiamo far capire, cioè, se dobbiamo andare sull'evidence-based medicine, cioè dobbiamo dire che questi farmaci ottengono questi risultati se associati a una dieta fatta in modo corretto. Al di là di questo, non possiamo sapere se gli stessi risultati sono raggiungibili
se, come diceva prima la dottoressa Schiavetta, se poi prendiamo una pillola e poi si vanno a mangiare la salama col sugo, che è un piatto tipico delle nostre parti di Emiliano Romagnoli, insomma, ecco, quindi questa è una cosa da sottolineare. Matteo, a te la parola se hai. Altre domande dai partecipanti non ce ne sono. Aggiungerei anche fra tutte le cose che avete detto lo stress, visto che è un periodo storico in cui anche come categoria medica, soprattutto in certi reparti, in certe situazioni, siamo sottoposti a tantissimo stress. Leggo anche con grande diciamo, partecipazione al fatto che i medici, ahimè, si ammalano di malattie cardiovascolari. Pensiamo anche a quello che mangiamo noi, perché talvolta fra un turno e l'altro, tra un intervento chirurgico e l'altro, poi si paciuga. Quindi bisognerebbe dare l'esempio. Speriamo che insomma, a livello organizzativo, piano piano le cose possano migliorare. Io vi ringrazio, faccio complimenti a Valeria per la presentazione, naturalmente a Maurizio e Elisa per aver partecipato e vi do l'appuntamento per il prossimo webinar Fadò e casi clinici fra 2 settimane alle ore 15 come al solito. Grazie, grazie mille a tutti. Grazie Grazie a tutti voi, grazie ancora dell'invito. a te. Grazie mille, buona serata. Severe o pazienti in dialisi, quindi almeno comunque nei pazienti una buona percentuale comunque rientrano nella nostra categoria. Allora, quello che ci dice il posizionamento dell'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi è che è un'alternativa a tenere in considerazione nei pazienti intolleranti alle statine o che hanno raggiunto il target massimo, cioè la tolleranza massima alle statine e comunque non raggiungono il target che ci abbiamo fissato, e con un buon rapporto costo-beneficio rispetto anche ai PCSK9 inibitori. Quindi adesso loro hanno fatto proprio un algoritmo, una flowchart, dove dicendo se un algoritmo, però come vedremo poi nella pratica clinica molte volte ci sono anche delle, qua dice o PCSK9, però come abbiamo visto magari ci sono casi molto più gravi dove non riusciamo a raggiungere il target dove è il PCSK, cioè dove usiamo la terapia associata, diciamo. E la cosa bella anche per i pazienti sopra 80 anni, volevo anche dire questa cosa, che per questi pazienti dove prima non potevamo usare il PCSK9 perché sopra gli 80 anni non c'è la possibilità di prescriverlo, questa è anche un'opzione terapeutica. Si è dimostrata abbastanza sicura per i pazienti ultra-ottantenne. Ultraottantenni no, essendo che il suo metabolismo è indipendente dalla CYP450, non ha tante interazioni farmacologiche che, come sappiamo, sono pazienti che molti pazienti prendono tanti farmaci, quindi è abbastanza sicuro anche per questi pazienti che comunque hanno già un rischio che hanno un rischio elevato. E qua ho messo l'algoritmo della position paper della Società Nazionale dei Medici Cardiologi. E questa slide, volevo parlare su casi un po'. È stata una slide che ha presentato il dottor Bilato al congresso SISA, nazionale SISA a Napoli. Volevo un po' riprodurle quello che ha detto, perché lui ha spiegato diversi scenari, diverse tipologie di pazienti a cui lui e il suo team avevano prescritto l'acido bempedoico, che come vedremo poi un po', non sono, cioè, non sono quelli che magari dice la carta di prescrivibilità, cioè bisogna un po' anche contestualizzare i pazienti e vedere qual è la terapia migliore, la combinazione di terapia migliore senza ovviamente se non ne provochiamo altri rischi in base anche a quello che ci sta dicendo la letteratura.
Allora, il primo caso è lui aveva definito questo paziente come un paziente tipico dello studio CLEAR. È un paziente in sovrappeso, iperteso, diabetico, quindi che aveva già ad alto rischio cardiovascolare. Partiva di un LDL basale di 126 e lui non poteva prendere le statine e quindi l'hanno prescritto l'ezetimibe. Con l'ezetimibe è andato a 101. No, lui l'avevano proposto l'acido bempedoico e si è avvicinato al target, a un 78 di target, per un 70 che era il... cioè, era 78 per un target di 70. Il secondo paziente era un paziente che non voleva prendere il PCSK9, questo paziente lui l'aveva definito come un paziente che viaggiava spesso, quindi che non poteva portarsi perché la limitazione del PCSK9 è che sono somministrazione ogni 2 settimane e quindi non si poteva portare, perché viaggiava spesso, non si può portare le siringhe in giro, diciamo. È un paziente a molto alto rischio che ha avuto un infarto sottoposto a angioplastica e quindi il nostro target per questo paziente era 55. Lui partiva di un colesterolo totale di 152, gli diamo la rosuva. A 20 va a 87, poi le aggiungiamo 7000 va a 72, PCSK9 non lo può prendere perché cioè, un po' si rifiuta, diciamo, lui ha definito così, lui non voleva sapere, questo paziente non voleva sapere nulla del PCSK9, le proponiamo l'acido empedoico e raggiunge il target. Poi c'è un altro terzo paziente, un paziente ultra-ottantenne, 81 anni, che ha avuto un infarto, ha molto alto rischio cardiovascolare, quindi noi medici non possiamo prescrivere per l'età il PCSK9, quindi partiamo con un LDL basale 169, con la proponiamo a torva 80 e 7000 e raggiunge 81. Se noi non avessimo appunto l'acido empedoico, potevamo rimanere lì. Invece le proponiamo, aggiungiamo l'acido bempedoico a questo caso, si avvicina molto di più al target, sarebbe 55, lui si avvicina a 58. Poi c'è il paziente veramente intollerante alle statine, ha 4 statine, ha provato, ha avuto un infarto, ha un rischio molto alto, parte un LDL di 186, quindi statine non può prendere, si fa la terapia evolocumab ezetimibe, raggiunge 72, proponiamo acido bempedoico e arriva a 54. Poi c'era il penultimo caso, una paziente che diceva lui, la paziente che è un po' avversa di per sé alle statine, che ha un rischio alto, però dice che ti fa un po' di problemi alla prescrizione delle statine, quindi non vuole sapere delle statine. Quindi noi ci proponiamo un target del 70, le diamo l'ezetimibe, raggiunge 101, il PCSK9 inibitori non raggiunge i criteri per essere prescritto, le diamo l'acido bempedoico e si avvicina al target, un 79. E poi ci sono i pazienti, il paziente molto più serio, quello che ha estremo rischio cardiovascolare, ha avuto già un infarto, poi un reinfarto dopo 2 anni, con un LDL basale di 224, a lui le diamo statine, ezetimibe, arriva al 118, le diamo l'inclisiram, che è comunque un silenziatore genico della produzione della sintesi endogena di letterole, e poi non raggiunge il target, le diamo l'acido empedoico e si avvicina con un 42. Allora, come conclusioni, quello che noi possiamo dire dell'acido empedoico è un farmaco versatile che ci permette di raggiungere il target, cioè terapeutico almeno, avvicinarci, un farmaco sicuro. Perché, allora, sicuro anche perché c'è gli effetti collaterali legati alle statine per la miopatia, non c'è perché non c'è attivazione a livello muscolare di questo farmaco, quindi agisce anche solo a livello del fegato e comunque non ci sono, c'è ancora tanto di studiare, però negli primi studi i risultati sono molto positivi. Sono molto efficaci, come abbiamo visto, la risposta alla terapia è abbastanza. Cioè, in realtà, in una media ci aspettiamo una riduzione del tra il 20 e il 30% con l'acido bempedoico in associazione. Un po' quella. Noi, il nostro caso è stato un po' particolare, però comunque sono farmaci efficaci.
Maggiore l'aderenza alla terapia perché è una monosomministrazione che si può, un unico dosaggio non risente dell'assunzione di cibo. Come limitazioni per ora abbiamo i limiti di prescrivibilità e i costi comunque che sono elevati. Poi volevo mettere solo alcune slide per finire per questo studio di Santorini che ha messo in evidenza come. Silvia, ti interrompo un attimo, magari visto che è tanto che parli e la curva della tensione inevitabilmente può cadere, chiedevo un attimo prima di presentare lo studio Santorini a Maurizio di aiutarci a mettere un po' in ordine le idee, perché sono tante, i farmaci che avete tirato fuori non sono per tutti noi magari così di uso quotidiano, noi al San Martino, medicina interna, diretta dal professor Moscatelli, abbiamo già prescritto bempedoico, ma non abbiamo sicuramente ancora un numero di pazienti così elevato da poter vedere, no? Direttamente quello che succede e naturalmente siamo anche molto interessati al PCSK9 inibitore. Quindi chiedo a Maurizio di fare un attimo un po' un riassunto schematico della situazione in questo mare magnum di farmaci nuovi, indubbiamente anche sul rischio cardiovascolare, scompenso cardiaco, insomma ne sono usciti tantissimi. Prego Maurizio. Allora, ambizioso come programma. Allora, diciamo così che cosa ci dice il caso clinico sostanzialmente? Che uno è importante il burden dislipidemico, cioè il paziente deve essere trattato a target, ma soprattutto essere trattato in tempo, deve essere trattato presto, quindi non dobbiamo perdere tempo nell'attendere che il paziente con la dieta, con il farmaco a bassi dosaggi, eccetera, raggiunga il target e quindi perdere molto tempo in questo. L'altra cosa che abbiamo visto è che i target sono molto ambiziosi e stanno continuando nel tempo a diminuire. Quindi l'altra cosa che normalmente dobbiamo metterci, diciamo così, nell'ordine di idee di partire è con la terapia di combinazione, il più delle volte. Sappiamo ad esempio che l'aggiunta dell'ezetimibe a una statina è più efficace che raddoppiare il dosaggio della statina. Quindi, anche perché ovviamente, diciamo così, ci sono delle interconnessioni, sappiamo che se riduciamo la produzione di colesterolo, aumenta l'assorbimento intestinale del colesterolo, così come se usiamo solamente l'ezetimibe, aumenta la produzione di colesterolo. Ecco perché, diciamo, c'è una forte interazione tra questi due farmaci e quindi ormai normalmente si cerca di agire nei pazienti con una ipercolesterolemia importante o che devono raggiungere i target importanti con la terapia di combinazione. Quindi anche in quest'ottica l'acido bempedoico va pensato. L'altra cosa che ci ha detto Valeria sostanzialmente è che sull'acido bempedoico i dati di sicurezza sono estremamente validati, importanti. Ricordo che ci sono stati degli studi di fase 3, diciamo così, proprio dedicati non solo all'efficacia, ma proprio alla safety prima di andare sul clear outcome e quindi che ci ha fatto vedere sulla tolleranza dell'acido bempedoico anche in pazienti anziani e sull'efficacia. Circa il 50% dei pazienti che hanno partecipato al programma CLEAR, che sono tutti gli studi che hanno coinvolto l'acido bempedoico, aveva più di 65 anni. Come ci diceva Valeria, è un farmaco che non va aggiustato per l'età come dose, proprio perché ed è molto sicuro anche per quello che riguarda le interferenze farmacologiche con altri, per il suo particolare meccanismo che non è coinvolto con il citocromo P450. Un'altra cosa da sottolineare è che la paura, diciamo così, inizialmente data dall'aumento dell'acido urico e dall'aumento della creatinina va differenziato. Uno, perché è sufficiente trattare l'iperuricemia, come diceva anche Valeria, prima di partire con l'acido bempedoico per poter comunque utilizzarlo. E si è visto che in realtà, se avete visto nella tabella prima, c'era questa insufficienza renale che era stata valutata sulla base del VFG calcolato con la creatinina, però si è visto che in realtà la funzione renale non veniva modificata dall'acido bempedoico, bensì l'incremento della creatinina era dovuto solamente a una competizione a livello tubulare dell'escrezione dell'acido bempedoico. Quindi anche l'effetto collaterale legato all'aumento della creatinina e al rischio di insufficienza renale è stato del tutto disattivato come preoccupazione. L'altro dato ancora che, seppure sono descrizioni, diciamo così,
diciamo così, di tipo osservazionale, però il fatto che l'acido bempedoico non interagisca a livello del metabolismo glucidico ci dà un ulteriore elemento di sicurezza. Quindi direi che quello che ci ha fatto vedere Valeria è che sostanzialmente la possibilità di utilizzare statine a dosaggio adeguato, zitimide e acido bempedoico ci può rendere raggiungibili degli obiettivi terapeutici che solamente con le statine fino a poco tempo fa erano del tutto irraggiungibili. Gli inibitori della PCSK9 sono gravati da una serie di problemi. Uno, non tutti i centri hanno la possibilità di prescriverlo. Molte medicine da 2 o 3 anni, nonostante siano anni che praticamente prescriviamo un po' tutti i farmaci per lo scompenso cardiaco, dal valsartan, dall'entresto ai nuovi farmaci per gli SGLT2, eccetera, per i pazienti con scompenso cardiaco e tutto quanto. Però ecco, sugli inibitori del PCSK9 c'è una discreta attenzione a non allargare le maglie ai centri prescrittori. Sono farmaci che indubbiamente, come diceva Valeria, per molti pazienti sono scomodi da utilizzare, anche se ovviamente sono estremamente efficaci. Altra cosa da dire come cardiologo è che dobbiamo essere particolarmente aggressivi nei pazienti che hanno avuto un evento coronarico. Cioè, se andiamo a vedere quelle che sono le indicazioni GISE, cioè della Società Italiana di cardiologia interventistica, si è estremamente aggressivi sin dall'inizio del trattamento, perché si è visto che prima tratti questo paziente e più benefici ne hai. Quindi diciamo che cosa mi ero segnato ancora? Ecco, Valeria diceva giustamente, ad esempio, che il discorso degli 80 anni, cioè questo ad esempio anche nella prescrivibilità dei metodi PCSK9, e anche la nota AIFA fa riferimento, diciamo, anche al paziente ultra ottantenne. Ecco, bisogna chiedersi oggi come oggi, in una popolazione sempre più anziana e spesso anche dal punto di vista della diciamo così della dell'aspetto fisico, dell'attività fisica che queste persone fanno, se mettere dei limiti solamente legati all'età siano limiti che siano ancora validi, che non si possa lasciare al clinico la capacità di giudicare gli 80 anni di un certo paziente, non è detto che siano gli 80 anni di un altro paziente. Quindi questo è un altro elemento che mettere, diciamo, tout court dei limiti legati all'età, anche questo lascia a volte un pochino, può lasciare un pochino perplessi. Direi che per quello che riguarda, dopo possiamo, diciamo così, c'erano alcune curiosità che avevo io da chiedere a Valeria, magari ad esempio se quello che vede lei nel suo ambulatorio è quello che vediamo anche noi, dove molti pazienti sono riluttanti a prendere le statine perché hanno sentito dire che fa male i muscoli e quindi sono, diciamo così, assolutamente utilizzano molti prodotti che fanno a capo la nutraceutica, quindi degli integratori, eccetera, e abbiamo molto difficoltà a riportarli sul discorso delle statine. Quindi magari dopo 2 parole per vedere quale spazio c'è per questo tipo di trattamento, se c'è questo spazio e se è anche per loro è un riscontro. Noi lo vediamo nel nostro ambulatorio cardiologico, gestiamo pazienti anche ad alto rischio, c'è veramente una grossa riluttanza ad assumere le statine per la paura degli effetti collaterali. Quindi magari, ecco, 2 parole al limite, se riesce Valeria, anche su questo. Quindi se non ci sono, se Matteo pensi che abbia fatto un riassunto abbastanza completo, direi che mi posso fermare e lasciare lo studio Santorini, che ci dimostrerà quanto in realtà siamo poco inclini a seguire quelle che sono le indicazioni delle linee guida, perché è veramente deprimente se pensiamo che si tratta di pazienti seguiti comunque in centri, diciamo così, di alto livello. Quindi non lamentiamoci sempre di quello che viene fatto sul territorio, perché anche noi abbiamo la nostra buona parte di responsabilità. Certo, prego Valeria, se vuoi rispondere. Sì, grazie mille, dottore Maurizio. Allora, non so se finisco prima la presentazione, sono proprio poche slide e poi rispondo. Allora, rispondi un attimo a quello che ti ha chiesto. Ah, ok. Allora,
poi volentieri ascoltiamo. Vediamo. Allora, riguardo al discorso degli integratori, vediamo tantissimi pazienti. Noi gli integratori diciamo che li usiamo ai pazienti a basso rischio cardiovascolare e che magari con la sola dieta non riescono a raggiungere il target, comunque hanno un rischio di raggiungere il target, o che si rifiutano all'inizio di iniziare una terapia con le statine. Diciamo che ci sono i nutraceutici, si possono dividere a grosso modo in tre grandi gruppi, quelli che inibiscono l'assorbimento di colesterolo, come può essere la fibra alimentare, i fitoesteroli, quelli che inibiscono la sintesi di colesterolo, che sono per esempio proprio statine naturali, come derivati del riso rosso fermentato, che agisce come una statina, un simile a una lovastatina. I pazienti forse questo non lo sanno, quindi sono più propensi a prendere questi nutraceutici che prendere le statine, però agiscono allo stesso modo. E poi ci sono i policosanoli, l'aglio, il bergamotto, molto un effetto molto minore rispetto ovviamente alla monacolina K, che è un estratto del riso rosso fermentato. E poi ci sono quelli che aumentano l'espressione di colesterolo, come possono essere la berberina. Noi in reparto usiamo, cioè se dobbiamo proprio prescrivere questi pazienti a basso rischio, prescriviamo la monacolina K o la berberina, che agisce anche sul profilo metabolico del metabolismo glucidico, solo che ha molti effetti avversi gastrointestinali, quindi molti pazienti non lo tollerano. E a quel caso, usiamo in certi casi la monacolina K da sola. Molte volte anche ci sono già, per esempio, adesso per dire un nome commerciale, l'Armolipid Plus, che comunque sono composti che vengono da diversi tipi di nutraceutici che agiscono a diversi punti di azione, e lì ci sono degli effetti, cioè una risposta più o meno del 16% dell'abbassamento del colesterolo ci aspettiamo. Tra l'altro c'è da dire anche che la monacolina K aveva una buona risposta, anche perché prima i dosaggi erano superiori, adesso è una limitazione a dosaggio massimo di 3 milligrammi. Non mi ricordo l'unità di misura, però massimo è 3. E poi l'altra cosa, abbiamo anche gli omega 3, noi quelli li usiamo non tanto per il suo, cioè non agiscono tanto sul colesterolo, sul profilo del colesterolo, se non soprattutto sopra i trigliceridi, un dosaggio 2 a 4 grammi al die, però hanno effetti antinfiammatori, quindi hanno anche altri effetti che diminuiscono il rischio cardiovascolare. Quello che come nutraceutici noi non possiamo, diciamo che possiamo fare molte volte, la combinazione che si fa sono delle statine più gli omega 3, quindi acidi grassi polinsaturi, o statine con fibra alimentare, o aggiunto alla terapia anche le statine, i nutraceutici, o... Però quello che non si può fare, che non si deve fare, è tipo un nutraceutico, tipo la monacolina K con la statina, ovviamente, perché sono due statine praticamente. E quindi quello che io posso dire è che la nostra esperienza un po' sono quelli lì, no? Che noi li usiamo, non cerchiamo comunque sempre di demonizzare le statine, però ci rendiamo conto che i pazienti, proprio molti, sono... Non vogliono assumere la terapia. Allora, Valeria, ne approfitto prima che prendo il Santorini, ti chiedevo una cosa: nelle dislipidemie miste, nelle dislipidemie, quindi approfitto della tua competenza per due domande. Ora, una, nelle dislipidemie miste, cioè quando trattate con i fibrati, perché valori di trigliceridemia trattate il paziente con statine e fibrati? Sì. Prima domanda. Secondo, per quello che riguarda, ad esempio, voi che siete un ambulatorio, diciamo così, di un centro di secondo livello, per quello di terzo livello, per quello che riguarda il trattamento delle dislipidemie, quando, adesso al di là delle, magari io ho visto le linee guida, eccetera, della Società Europea di Cardiologia, danno indicazioni abbastanza chiare, però per dirlo anche a chi ci ascolta, quando andate a verificare il dosaggio delle ApoB o delle ApoA o delle ApoB e delle ApoB eventualmente, quindi quando è che dobbiamo, dal punto di vista noi clinici, occuparci anche di queste frazioni di, diciamo così, proteine ateroginiche
al di là dell'LDL, se adesso sentiamo parlare molto di colesterolo, non HDL, eccetera. Quindi magari un punto anche su quello e poi non ti disturbo più. L'ecoproteina A, quindi? Esatto. Cioè, quando allora, si... non abbiamo nessuna terapia che agisca sul livello, sul livelli di lipoproteina, quindi non abbiamo non abbiamo nessuna terapia particolare. Quello che sappiamo è che i pazienti che hanno elevato le lipoproteine agli esami hanno un rischio maggiore rischio cardiovascolare maggiore. Ecco, quindi lo usate per la determinazione del rischio, ecco, insomma, su quei pazienti che sono... In alcuni pazienti sì, quelli che magari non ci spieghiamo come mai c'è la familiarità è dubbia, l'insorgenza è dubbia, lì magari non a tutti i pazienti, pazienti selezionati chiediamo la lipoproteina per vedere il dosaggio e l'ApoApoB. Ok. E sui trigliceridi, sulla forma mista di dislipidemia, quando è, cioè quando... Oltre alla dieta, diciamo così, che sappiamo che rispondono bene alla dieta le ipertrigliceridemie, però molte volte hanno una componente genetica, quando è che associati i fibrati al di là degli omega 3? C'è da dire nella mia poca esperienza, perché uno che non vediamo tantissimi pazienti, poi appunto rispondono molto bene alla dieta questi pazienti, e c'è da dire che molti vengono già con la terapia degli omega 3, che è stata già impostata precedentemente da noi, e noi generalmente o fibrati non la sospendiamo, cioè continuiamo con la terapia, diciamo. Questo è quello che posso informarmi maggiormente rispetto alla prof, perché non ho tutte le competenze io purtroppo, però un po' della mia esperienza, quello che io ho visto, quello che è quella lì. Perfetto, Valeria, grazie. Allora, so che Valeria non vede l'ora di presentare Santorini e lo faccio, No, giuro. solo per finire. Infatti, volevo coinvolgere la dottoressa Elisa Schiavetta dei Giovani Fadoi di Liguria, se vuole dare un contributo, se ha qualche domanda. Io ne avrei tantissime di domande, ma per ora mi taccio, anche perché ci stiamo avviando alla conclusione. Sì, la lascio finire che so che ci tiene e poi intervengo. Allora, vabbè, quello che, come diceva il collega, quello che ci ha fatto vedere lo studio Santorini è che, allora, solo il 20% dei pazienti nella popolazione europea raggiungeva il target. E l'altra cosa è che tanti pazienti erano in monoterapia, quindi già avendo tante terapie di combinazione, quello che si è emerso di questo studio è che non si raggiungeva il target previsto dalle linee guida e che erano in monoterapia. E questo slide solo per dire che la società, ritiene the lower the better, quindi quanto meno il colesterolo LDL, minore il rischio cardiovascolare. Poi volevo fare proprio due accenni, e poi finisco perché la mia specializzazione ci tengo, che comunque la modifica, un pilastro importantissimo per la prevenzione cardiovascolare è la modifica dello stile di vita, che si può prevenire sia con l'alimentazione, con l'attività fisica regolare e la cessazione dell'abito tabagico. Comunque un po' in aumento di nuovo, non è, anche nei giovani. L'alimentazione, la dieta mediterranea classica, quindi carboidrati 55%, grassi 30%, proteine 15%, povere in acidi grassi saturi, ricca in acidi grassi monoinsaturi e omega 3, quindi frutta secca a guscio, ricca in fibre, ricca in proteine vegetali, legumi cereali e ricca in antiossidanti, quindi frutta, verdura, olio extravergine d'oliva. Tra l'altro è quella più sostenibile, ecosostenibile, stagionabilità, permette la convivialità, perché comunque lo stile di vita mediterraneo non è solo l'alimentazione, ma è proprio un modo di approcciarsi e mangiare. Altre due diete che non so se ho messo, sì, sono la dieta portfolio e la dieta DASH, che sono anche quelle due, le oltre due diete che se non sono dimostrati a ridurre il rischio cardiovascolare, soprattutto la DASH agisce molto sulla pressione arteriosa. La dieta portfolio è una dieta prevalentemente molto simile alla mediterranea, ma prevalentemente vegetale. E forse mi sono un po' ci sono un po' sbirata. Comunque, con la sola dieta, comunque noi ci aspettiamo un abbassamento dell'LDL tra il 5 e il 10% se una persona segue un regime dietetico regolare, come evidenzia la letteratura. Poi diciamo che il colesterolo, poi ci sono pazienti che endogeni
forme endogene producono di più colesterolo, quindi non è che risolviamo tutti i casi con la dieta, però è molto importante, è un aspetto molto importante anche della prevenzione. L'attività fisica, l'unica cosa che posso dire, sono 150 minuti settimanali di attività fisica aerobica di intensità moderata. E niente, quindi grazie molto, grazie per l'attenzione, scusate la lunghezza, spero di essere stata chiara. Bravissima Valeria. Davvero brava. Io sono sincera, non mi è ancora capitato di vedere nessun paziente che arrivasse qui da noi, sono del reparto di medicina interna di fronte a Matteo, e non ci è mai capitato di vedere un paziente che arrivasse con all'interno dell'anamnesi farmacologica l'acido bempedoico, quindi non lo conoscevo neanche molto bene, quindi ringrazio appunto Valeria che è stata molto chiara per avermelo fatto un po' conoscere. Poi anch'io sono una specializzanda e quindi non ho magari tutta questa esperienza per poterne appunto parlare. E mi sembra quindi di aver appunto capito che è importante come farmaco, come alternativa, soprattutto appunto nei pazienti un po' restii a assumere la statina che hanno paura o nei quali appunto non è sufficiente, essendo una compressa è sicuramente poi più facilmente utilizzabile rispetto agli inibitori PCSK9, quindi è una valida alternativa che si deve prendere in considerazione. Però mi aggancio alle ultime due slide che secondo me sono fondamentali, nel senso che va bene i farmaci, le terapie. Credo che non sia assolutamente da sottovalutare mai l'aspetto appunto dell'alimentazione, perché la tendenza a dire sì, prendo la compressa tutti i giorni facilmente c'è, la volontà di mettersi invece a cambiare anche in modo non repentino, però graduale lo stile di vita, almeno da quello che riscontriamo noi, la volontà non c'è assolutamente. È più facile prendere la compressa e finire lì, piuttosto che mettersi in testa veramente le solite cose banali che si dicono sempre, di non fumare, attività fisica, di mangiare bene. Sono banali, però, da quello che vediamo noi non vengono poi fatte e anzi passiamo ancora per noiosi quando proviamo a dirle e a proporle, però sono importanti e credo fondamentali. Sì, d'accordo, cioè credo che una buona salute passi attraverso una buona educazione sia alimentare che, diciamo così, proprio degli stili di vita. Quindi, tant'è che purtroppo, i cambiamenti degli stili di vita ci hanno portato a un incremento di peso sempre maggiore, a un'obesità infantile che ci sta facendo sfiorare il primato europeo insieme alla Germania, un incremento di quella che si chiama di obesità, cioè quindi incidenza di diabete associata all'obesità, quindi su quello c'è molto lavoro da lavorare, quindi assolutamente questo richiamo a non, sì, non dobbiamo, diciamo così, solamente insomma, diventare dei farmacologi, ecco, della dislipidemia, ma dobbiamo dedicare tempo per anche avere le competenze. Non tutti noi abbiamo le competenze che può avere Valeria o può avere ovviamente i colleghi del suo centro, eccetera. Quindi spessissimo anche noi, come quando facciamo ambulatorio, tante competenze non ci sono, anzi, molto spesso sono competenti i pazienti, ci chiedono se la dieta intermittente, il digiuno intermittente, meglio, diciamo così, dei cinque pasti che vengono dati per quelli cinque spuntini che vengono dati nella dieta mediterranea, ecco, cioè molte informazioni, forse ecco, un'informazione anche, diciamo così, un aggiornamento non solo in campo farmacologico, ma proprio anche in campo, diciamo, di scienza dell'alimentazione. Forse posso lanciare l'idea come fa Doi, forse ne avremo bisogno, almeno ne sento il bisogno, poi No, non. è vero, perché tu ne hai parlato, dicevi, è la mia specialistica, però in realtà poi è una cosa che sarebbe secondo me alla base di tutti i medici, di tutte le specialistiche, per amici, parenti, qualsiasi paziente che poi si vede, è un'educazione proprio alimentare, che è fondamentale, di cui forse appunto anche noi non siamo così preparati a volte. Ho fatto un corso di ecografia recentemente, ho visto una serie di ragazzini che arrivava a 14 anni per dolore magari addominale, li mandavano a fare un'ecografia e c'era steatosi epatica. Io lì, ve lo giuro, ci sono rimasta malissimo perché
si sente al telegiornale, si vedono persone sovrappeso in giro, giovani, però poi vederlo proprio lì steso sul lettino con la steatosi epatica mi ha fatto veramente impressione. Penso già che la sua vita sarà in qualche modo segnata, perché può tornare indietro, è reversibile, però ci saranno sicuramente delle difficoltà. Esatto. Bene. Quindi direi, ecco, come diceva, per riassumere, sì, la terapia farmacologica sì, terapia farmacologica di associazione sì, dobbiamo raggiungere i target, non dimentichiamoci di quelle che sono l'alimentazione, lo stile di vita, quindi attività fisica regolare, quindi mangiare bene, mangiare sano e possibilmente muoverci tutti di più. E avere il tempo per far capire appunto i nostri pazienti che anche gli studi clinici che abbiamo sulle statine, eccetera, sono sempre associati a una dieta. Cioè, questo che dobbiamo far capire, cioè, se dobbiamo andare sull'evidence-based medicine, cioè dobbiamo dire che questi farmaci ottengono questi risultati se associati a una dieta fatta in modo corretto. Al di là di questo, non possiamo sapere se gli stessi risultati sono raggiungibili. Se, come diceva prima la dottoressa Schiavetta, se poi prendiamo una pillola e poi si vanno a mangiare la salama col sugo, che è un piatto tipico delle nostre parti di Emiliano-Romagnoli, insomma, ecco, quindi questa è una cosa da sottolineare. Matteo, a te la parola se hai. Sì, altre domande dai partecipanti non ce ne sono. Aggiungerei anche per tutte le cose che avete detto lo stress, visto che è un periodo storico in cui anche come categoria medica, soprattutto in certi reparti, in certe situazioni, siamo sottoposti a tantissimo stress. Leggo anche con grande, diciamo, partecipazione il fatto che i medici, ahimè, si ammalano di malattie cardiovascolari. Pensiamo anche a quello che mangiamo noi, perché talvolta fra un turno e l'altro, tra un intervento chirurgico e l'altro, poi si paciuga. Quindi bisognerebbe dare l'esempio. Speriamo che, insomma, a livello organizzativo, piano piano le cose possano migliorare. Io vi ringrazio, faccio complimenti a Valeria per la presentazione, naturalmente a Maurizio e Elisa per aver partecipato, e vi do l'appuntamento per il prossimo webinar Fadò e casi clinici fra 2 settimane alle ore 15, come al solito. Grazie, grazie mille a tutti.